Tutti, gloria a Dio, siamo qui per lodare Dio e perché possiamo veramente capire i piani di Dio, no? Perché Gesù, come sapete, la storia di Lazzaro, sapete la storia di Maria e Marta, Lazzaro che era malato, e mandarono a chiamare Gesù, e Gesù era fuori, si doveva mettere un po' di giorni per arrivare. L'era malato e Gesù gli dà subito la notizia a Maria e Marta e anche a Lazzaro, era vivo allora, e gli dice: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, Amen. affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Quindi, Alleluia. fratelli e sorelle, quanto è importante che tu capisca che hai un Dio che progetta, hai un Dio che idealizza per realizzare cose speciali, cose Amen. meravigliose. Qui vediamo che è tutto un piano di Dio, la malattia di Lazzaro e la risurrezione di Lazzaro, tutto un piano. Ma tu innanzitutto devi credere che hai un Dio che progetta bene, che progetta per il bene, che progetta per la tua prosperità e per il tuo avvenire, perché gli ha dato un avvenire a Lazzaro, che l'ha liberata dai legami, un avvenire a Maria, che l'ha chiamata, e un avvenire a Marta, che l'ha ammaestrata. Quindi è importante vedere che noi possiamo veramente realizzare questi piani perfetti che Dio ha. Dio ha un piano perfetto per te, Dio ha un piano perfetto per me. Non ti preoccupare, tu lo devi solo seguire come questa famiglia. Noi vediamo questa famiglia pronta a reggere questo piano, pronte ad accettare questo piano, pronte a stare con Gesù in questo piano, pronto a far realizzare, perché, fratelli, Dio fa tante idealizzazioni, però non tutte, diciamo, vengono realizzate. Perché? Perché chiaramente la gente si tira indietro, non lo segue più, si stacca, perché il piano di Dio per Israele era la salvezza, che entrassero tutti nella terra promessa. Quello è il piano. Poi loro non l'hanno voluto seguire, si sono tirati indietro. Signore, guardaci. Devi dire: guardami, Signore. Io non mi voglio tirare indietro assolutamente. Attenzione a non tirarti indietro, perché Dio ha per te un piano meraviglioso. Attenzione, rimani in Dio, rimani nelle grazie di Dio, rimani nelle benedizioni di Dio, perché Dio ha un piano glorioso per te. Dio ha un piano dove ti porterà salvezza, liberazione. Stai nel Alleluia. piano di Dio, resta nel piano di Dio. Se non stai nel piano di Dio, esci da quel piano dove sei, o carnale o demoniaco, senza Dio. Esce immediatamente e vogliamo seguire unicamente la realizzazione delle meraviglie di Dio, Amen. perché è Dio l'ideatore, il creatore, l'architetto, il costruttore di cose buone, di cose meravigliose. Quindi attenzione, che noi vogliamo andare avanti nel piano del Signore, perché ti aspettano meraviglie e ti aspettano cibi succulenti. Non Amen. andate a spendere denaro per ciò che non ha pane, ma venite e prendete cibi succulenti, cibi di meraviglie e di gloria. Quindi ecco quello che Dio sta facendo anche per noi, come l'ha fatto per Lazzaro, piano perfetto, l'ha fatto per Maria, per Marta. Dio lo fa per il mondo intero, per tutte le case, per ogni singolo. Certo, il piano, il progetto del Signore, tu lo devi accettare con fede. E devi capire, innanzitutto, Gesù già dall'inizio dà quello che deve succedere dopo. Fratello, può fare? Certo. Sorella, può fare? Certo. Perché è onnisciente. Fratello già sapeva la reazione che avrebbe avuto. E lo dice:
Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. Ed è come quando dice ai discepoli: andate all'altra riva e arriviamo, passiamo all'altra riva. Poi dall'altra riva in poi c'è stata la morte, c'è stata la pietra, c'è stato tutto, c'è stata la tempesta, c'è stato quello, c'è stato quest'altro. Ma non ha importanza, Dio te lo dice perché tu non devi guardare le circostanze. Dio te lo dice perché tu nelle tribolazioni, nei problemi, non ti tiri indietro. Perché quando stai la tempesta e dici: come Gesù mi ha detto passa all'altra riva, come Gesù mi ha detto questa malattia non è a morte, alleluia, gloria a Dio. Però, fratelli, quando tu vedi le circostanze avverse, vedi le varie difficoltà, tu devi tenere nel cuore la promessa del Signore che ti ha detto: questa malattia non è a morte e passiamo all'altra riva. Cioè, non devi farti scuotere, perché quelle cose ti potrebbero far scostare da Dio e distaccarti dal Signore. Quando gli occhi tuoi non stanno più a Dio, non stanno più alle promesse del Signore, quando gli occhi tuoi non stanno più per la benedizione del Signore, no? Tu devi stare con veramente la benedizione di Dio e rimanere fiducioso delle promesse. Dio onnisciente e progetta il bene. Dio sa ogni cosa, quindi, e Dio sa il meglio, come deve produrlo il meglio. Quindi né paura e né ansia, e né critiche e né lamenti verso Dio, ma tu devi avere una totale fiducia, devi riposare nel Signore. Dio aveva già avvisato affinché Marta e Maria riposassero totalmente e completamente in Dio, e anche tu devi riposare totalmente e completamente in Dio. Hai la promessa, Signore? Stai tranquillo. Hai ciò che Dio ti ha detto? Stai tranquillo. Non guardare le circostanze, perché Dio è colui che sa progettare. Aspetta 2 giorni. Vedete, è chiaro il testo. Gesù lì si trattenne 2 giorni. Alleluia. Ancora 2 giorni il luogo in cui era. Vedete, non è un progetto questo. Secondo voi, quando uno ha la notizia che uno sta malato, va subito. Impedisce di andare grave e morire. Però Gesù si trattenne perché non era il tempo, non era arrivato il momento per operare. Ma che ne sai tu, che ne so io? Ma noi vogliamo insegnare, come Giobbe voleva insegnare a Dio: ma tu dovevi fare così. E Dio ha detto: ma tu sei il censore dell'onnipotente, critichi me, ma tu dove stavi quando ho creato il cielo, la terra, o progettato? Ma tu ti rendi conto del progetto che ha fatto Dio? Ti rendi conto come siamo noi, come siamo stati fatti, creati? Tu già vedi l'occhio, dice, è un Dio onnipotente. Il cervello umano, chi l'ha progettato? I pensieri, il cuore. Fratelli e sorelle, come di tu a insegnare a Dio? Dio sa perché si ferma. Dio sa perché non è il momento di operare. No, ma Dio mi deve dare ora ciò che io voglio. No, tu devi sapere, aspettare, che Dio sa l'ora e il momento preciso quando deve operare. Perché non sei tu e non sono io. Perché Marta e Maria volevano subito, anche là: Signore, non permette che io muoio, Signore, non permette che io muoio. Però dice Gesù: non ti preoccupare che ti do fare il bene. Tu non ti preoccupare, anche se non vedi l'opera. Dio ti sta facendo il bene, non ti preoccupare che Dio trasformerà, cambierà la situazione. Devi rimanere fiducioso in Dio, devi rimanere in attesa del Signore, alleluia. E Dio poi ti farà vedere la sua opera. E Giobbe ha detto: io mi metto la faccia nella polvere, io non ti dico più nulla, sei tu. Insegnami, io ti faccio le domande, tu mi insegni. E Giobbe voleva insegnare a Dio perché è successo questo, perché è avvenuto questo. E questi: Signore, perché non sei venuto? Se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe morto. Cioè, vale a dire che, ecco, va bene, i pensieri vengono, no? Normale, normale, certo, anche i pensieri. È normale, normale, però attenzione a quei pensieri, mettili da parte. E non gli dare ragione a quel pensiero, scartali e sgridali nel nome di Gesù, alleluia,
e aspetta il tempo perfetto di Dio perché sta facendo qualcosa che manifesterà la sua gloria, sta facendo qualcosa di meraviglioso, anche se sei perseguitato. Aspetta, vedete Davide? Dato voleva dire, Signore, ma quando è il tempo? Mi hai unto re. E io, calmo, è prematuro il fatto, Davide. Devi aspettare i tempi perfetti per cui tu devi diventare re e tu devi sapere aspettare i tempi e i momenti, devi sapere aspettare Dio, per certo viene, è perfetto. Fratello, sorella, rimani fedele, che non ti succede niente. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Rimani fermo, perché se tu ti scosti e ti muovi, hai rovinato il progetto di Dio, hai rovinato la benedizione di Dio, hai rovinato una vita di benedizione. Perché questi si discostano, non si sono discostati da Gesù, sono rimasti fedeli a Gesù. Non ti Alleluia. discostare da Gesù. Vedi che prendi una brutta piega, eh? Vedi che vai alla rovina, perché scegliete oggi chi volete seguire. Ci sono due vie, la morte, la maledizione, della vita e della benedizione. Rimani nella via della benedizione, rimani a servire Dio, rimani con Dio, mettiti attaccato a Dio nella benedizione di Dio, mettiti con Dio, attaccato al Signore, con la benedizione di Dio. Alleluia. Vedrai che quello che Dio ti ha preparato, cibi succulenti per te, attenzione al diavolo che viene per rubare, ammazzare e uccidere, attenzione alla carne che si vuole staccare. Dove vai? Dove vai? Sei più intelligente di Dio? Hai un piano migliore di Dio? Dove vai? Rimani attaccato, resta con Dio, sempre, in ogni tempo, in ogni momento. Alleluia. Aspettare i tempi di Dio con fiducia. Non ad andartela a Moloch, come Abimelech, che porta dolore alla casa, alla famiglia, morte. Rimani anche nella carestia, rimani anche in quel problema, anche nelle sofferenze, nel dolore. Rimani a servire Dio, rimani a guardare la via di Dio, rimani a cercare Dio, rimani fedele. Ho aspettato l'Eterno ed egli mi ha esaudito. Ho atteso l'Eterno ed egli mi ha esaudito. Ho grandemente pazientato l'Eterno ed egli mi ha benedetto. Rimani ad aspettare Dio, rimani a seguire Dio. Dio ti metterà i piedi sulla roccia e un nuovo canto uscirà dalla tua bocca. Alleluia! Se vuoi cantare, vittoria. Se vuoi cantare benedizione, se vuoi avere la vittoria in ogni cosa, c'è lì Dio onnipotente, alleluia. C'è Dio, alleluia. Stai tranquillo in Dio, rimani fedele, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Resiste al diavolo. Ma tu che pensi che Dio non ha l'autorità? Ha detto dopo che si è fermato per 2 giorni. Adesso io vado a svegliare. Il mio amico Lazzaro si è addormentato. Io vado a svegliarlo. Calma. Perché Dio non lo poteva fare prima? Certo. Perché Dio non poteva impedire che morisse? Certo. Ha l'autorità sulla morte e su tutto. Amen. Ma ora io vado a svegliarlo. Ho il potere. L'autorità è tua. Qual è il problema? Alleluia. Perché devi capire che il tempo passa, tutto passa, ma l'autorità di Dio riporta tutto meglio di prima. Perché il piano di Dio era questo, il progetto del Signore, no? Si è capito? Di dargli il meglio, la crescita, la benedizione, la liberazione. Non hai capito? È inutile che fai i tuoi calcoli non vanno a niente, i miei calcoli non vanno a niente. Il calcolo di Dio, seguilo, stai attaccato a Lui e statene tranquillo che ti farà del bene. Dio è il sommo bene, i suoi progetti sono, ecco, l'amore di Dio non passa mai, dice la sorella. I suoi progetti sono pieni d'amore, i suoi progetti sono prosperità. Io medito per voi, pensieri di pace e prosperità. Ma voglio dire, non hai conosciuto ancora Dio, non hai capito che è buono, non hai capito che ti ama,
Il cuore di Dio è un cuore tenero, d'amore, non può fare il male. L'unica cosa che non può fare Dio è il male. Non può mentire, non può fare. È onnipotente, può fare tutto, ma non può fare il male, non può mentire. Non può. Anche volendo, non lo potrebbe mai fare. È la natura di Dio che è perfetta, perfettamente santa. La natura di Dio è perfettamente buona, è perfettamente amorevole, perfettamente giustizia, perfettamente. Alleluia. Domani Dio non pensa al male. I pensieri di Dio sono stabili. Dice: io sono l'Eterno che non muto. Ci ama, ci ama, ci amerà per sempre. Alleluia. Cioè Dio non cambia se si sveglia la mattina, che non si sveglia perché Dio non dorme, non so neanche. Alleluia. È un modo simbolico di parlare. Perché Dio rimane lo stesso, no? E gloria al nome del Signore. Capisci questo? Che al potere io vado a risvegliare. Ora agisco, ora è arrivato il mio tempo, ora è arrivato il tempo per trasformare, ora è arrivato il tempo per cambiare, ora è arrivato il tempo, alleluia, gloria al nome di Dio. Perché delle sorelle, a svegliare, cosa ti deve svegliare? Qual è quel problema che deve svegliare? Stava nella disperazione, voglia. Qualche marino mettevano lotte di far Gesù. Lazzaro, sto morendo, stai tranquillo che Dio ti sorregge e con te. Nella val dell'ombra della morte non temerei male alcuno, non ti disperare, con Dio non ti devi disperare, perché Dio sa perfettamente, io conosco, vado a svegliarlo, io so che è morto, ma vado a svegliarlo, lo sa, alleluia. Però ti permette, perché ti vuole far vedere la sua fedeltà. Il suo amore quando ti sta vicino, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, Dio è con te, ti dimostra il suo affetto e la sua compagnia e che ti è amico e che ti ama e che ti dice non ti lascia, non ti abbandona e che ti dice quando passerai le acque non ti sommergeranno perché tu sei mio, sei prezioso ai miei occhi. Quando passerai attraverso il fuoco non ne sarai arso perché io sono con te per liberarti, io sono con te per benedirti. Non ti smarrire, non ti smarrire, io sono con te. Che ti smarrisci, ha vinto tutto Gesù. Che preoccupazione hai, ha vinto tutto. Lui riporta alla luce ciò che è nelle tenebre, alla vita ciò che è morto. Lui riporta tutto. State tranquillo che ti fa recuperare il tempo perduto. State tranquillo che fa recuperare ogni cosa. Alleluia. Devi stare tranquillo. Alleluia. Gloria al nome di Dio, sorella. Dio quello vuole fare, allargare i confini, no? Che è con noi, con te, con noi. Tutto coopera al bene. Dice che sta con noi nelle tentazioni, ci dà la forza, ma la forza, chi te l'ha data fino a questo momento? Come si dice? La resistenza, chi te l'ha data fino a questo momento? Se non avessi avuto Dio, io e tu saremmo già tormentati, perduti nell'abisso. Se non avessimo avuto Dio, in quei problemi ti è sembrato. Ti giri e dici, proprio così che ho passato quei problemi, quei guai. Quando c'è Dio, vero? Vedete che gloria a Dio, un vero meraviglioso è questo. Perché, fratelli, quando tu lo sperimenti che Dio non ti ha lasciato, vero? Dio non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato, alleluia. È stato con te, perché ti ha dato forza, ti ha sostenuto. Nei momenti difficili, nei momenti di lotta ti ha dato endure, resistenza, vero? Endure, alleluia, ti ha dato. Alleluia. Cioè vuol dire resistenza. Alleluia. E nei momenti di prova, di panico, ti ha dato coraggio. Nei momenti in cui i nemici ti volevano scavalcare, vero? Alleluia. Ti volevano scavalcare.
Nel momento in cui ti volevano scavalcare, lui ti ha dato la forza di resistere e il sostegno, alleluia. Il salmista, no? Dio non fosse stato il mio aiuto, noi saremmo perduti, saremmo stati inghiottiti. Ma chi è che ti ha dato la forza? Quando anche i nemici sono molti, se loro stessi vacilleranno e cadranno. Gloria al nome del Signore, delle sorelle. Dio è colui che sta con noi nella fornace ardente e nella fossa del leone, che ti ha guardato dai leoni e gli ha chiuso la bocca. Tu non lo vedi, ma Dio lo fa, ma almeno capiscilo che è Dio. Capisci che l'abbondanza viene da Dio, capisci che la forza viene da Dio, capisci che la vita viene da Dio, capisci? Chissà quando il pericolo ti ha liberato e tu non lo sai. Chissà da pericolo a morte, da maledizione, di trama dietro di te. Di ogni cosa, nel mondo dello spirito non vedi, ma mentre preghi e segui Dio, poi vedi che Dio ti trasforma le cose, te li cambia. Benedetto è il Signore. Dillo, benedetto è il Signore. Alleluia. Dillo, alleluia. Dillo, alleluia. Benedetto è il Signore. Alleluia, alleluia. Quanto è importante, vedete, che noi possiamo veramente benedire il nome del Signore, alleluia, Alleluia. e glorificare il nome di Dio, alleluia. Ogni giorno nella nostra vita dobbiamo benedire il Signore, alleluia, per tutto quello che fa. Alleluia. Tutti i tuoi benefici sono sopra di noi. Benedetto è il nome del Benedetto Signore. è il nome del Benedetto Signore. è il nome del Signore, alleluia. Benedetto è il nome Benedetto del sei Dio. Benedetti, ringraziamo per tutto quello. Dio fa un progetto per dare amore, crescita, meraviglie, alleluia. Tu neanche immagini quanti ha chiamato Dio nel momento della malattia, del dolore, del lutto anche. Il Maestro è qui e ti chiama. Il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. Amen. Amen. Alleluia, alleluia. Quindi è importante da te. Il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. Perché tu, quando sei stato chiamato, è vero? Quando siamo stati chiamati, no? Io nel momento della depressione, momento del dolore, momento in cui morì mio fratello, no? Di 11 anni, la chiamata è arrivata. Era il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. A lasciare che cosa? La morte. A lasciare che cosa? Il dolore. Lasciare le nostalgie. Maria era attaccata al fratello morto, disperata, voleva vivere una vita di sterilità, di morte. Lì. No, il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. Come a Alleluia. dire che io ti sto chiamando. Non stare legata, attaccata, non stare in quelle condizioni. Il Maestro è qui e ti chiama. Amen. Vivi una vita nuova, ti sta chiamando a una vita nuova. Quanti di noi abbiamo afferrato la chiamata? Vedi? Nel più grande dolore del giorno, quando volevo più vivere, Gesù mi ha chiamato. Gloria a Dio. E vedi, il Maestro è qui e ti chiama. E si ripetono le cose. Il Maestro è qui e ti chiama. Alleluia. Non so tu che vita stai facendo, non so tu quale situazione stai vivendo, ma una cosa è certa, che tutto quello che Dio ha permesso ti porterà una chiamata di Dio. E Amen. proprio in quel momento devi corrispondere a far realizzare il progetto di Dio. Far realizzare il progetto di Dio, che il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. Fai realizzare il piano di Dio, lascia i pesi, lascia la morte. Lascia le vecchie compagnie, lascia il passato, lascia ciò che è morto, lascia seppellire i morti e i loro morti, ma tu vai a annunciare l'Evangelo, lascia stare, non cadere in nostalgia, in disperazione. Chi ha messo la mano alla lata si tira indietro, vai avanti, la gioia viene dal Signore, la gioia viene da Dio, alleluia, alleluia, la gioia viene da Dio per darti benedizioni abbondanti, alleluia. Signore ha trasformato le nostre lacrime e la nostra vita, vero? Ci ha consolati. Maestro è qui.
E ti ha insegnato. Marte, tuo fratello risusciterà. Quando risusciterà? Disse Marco, l'ultimo giorno, no, ora io sono nella risurrezione della vita. Non hai capito? Gesù ha il controllo, può fare tutto ora. Alleluia. Lazzaro era morto da 4 giorni, ha risuscitato. Alleluia. La tua situazione è morta, la risuscita. La tua condizione è morta, la risuscita. Alleluia. La tua economia è morta, ormai seppellita, la risuscita. Il tuo affetto, il tuo amore è morto, lo risuscita. Il tuo zelo morto lo risuscita. Stasera voglio risuscitare la tua vita. Stasera voglio risuscitare la tua fede. Stasera voglio risuscitare il tuo zelo. Devi riprendere a essere zelante, devi riprendere ad avere la presenza di Dio. Devi riprendere stasera. Alleluia. Dio ti fa riprendere totalmente. Alleluia. E completamente. Devi riprendere totalmente, completamente. Ritorna ad amare Dio. Ritorna ad avere passione per Dio, non stare vicino alle cose morte, non stare a pensare alle cose morte. Staccati Maria da Lazzaro e vieni a seguire me, il Maestro è qui e ti chiama, alleluia. Staccati dalle nostalgie, staccati dal passato, staccati dalla vecchia vita. Stai ad attaccata a Lazzaro. Non andò Gesù a Maria, è Maria che doveva andare a Gesù. E Gesù voleva la fede di Maria. E voleva che Maria decidesse una volta per sempre di vivere la vita nuova, ciò che è passato, tu non puoi stare a piagnucolarti. Alleluia. Ambi la vita e fai seguire. È così. Alleluia. Non puoi stare a piagnucolare il morto, le cose vecchie. Vai avanti, Dio ti vuole far vivere. Dio dice continua ad andare avanti con me. Vieni a me, io ti do riposo, ti do la pace, ti do l'amore. Il diavolo quello vuole, capito? Che stai a piangere col morto. Il diavolo quello vuole, la tua situazione è morta. Alleluia. Alleluia. Non so che diceva così, mi sembra. C'è la sorella Laura? Sì, stava Laura. C'è Laura? Sembra che lei è morto il marito, no? Era lei? Non so se c'è. E ha detto, il maschio non l'ha visto, andando avanti, no? Per seguire Dio, alleluia. Seguire ciò che è la volontà del Signore. Non puoi rimanere bloccato. Sorella, non puoi rimanere bloccato. Svegliati, lascia, il Maestro è qui e ti chiama. Hai avuto una chiamata sopra di te, alleluia. È necessario che vai avanti, è necessario che continui a seguire Dio. Non ti puoi bloccare, il diavolo ti vuole bloccare, il cuore, le nostalgie ti vogliono bloccare, alleluia. Ma Dio ti vuole far camminare e ti vuole far andare avanti. Lo scopo di Dio è quello di salvare, no? Lo scopo di Dio è di progettare salvezza per i giudei e abbiamo detto all'inizio. Questa malattia è per la gloria. Vedi Laura, c'è Laura, ci sei Laura, alleluia. Addio è con te, Laura, no? Maestro qui ti chiama, Laura, seguire. Pensa alla nostalgia, quella di dietro. Vero? Si va avanti, per andare avanti, no? Per raggiungere la meta. Se ci fossilizziamo, viviamo male, ma Dio ci dà. Dieci, togliere i blocchi che ci tormentano e sono quelli su cui il diavolo si diverte, no? Ho fede in Dio e gloria a Dio, Laura. Continua ad avere fede che ti porterà avanti la fede nel Signore e andiamo avanti, fratello. Ci possiamo fermare, alleluia. Non guardate né a destra né a sinistra, ha detto Gesù, guardate a me, alleluia. E la vita è col Signore. Quindi, fratelli, ci troviamo che Gesù ha detto: vieni, ti stacchi, stai con me, io ti do forza, alleluia. In Lui, con Lui, per Lui, per svergognare il nemico, per svergognare i nemici, per svergognare la morte, per svergognare la depressione, per fare tutto, perché Dio è colui che ti dà tutto, ti trasforma. E ti dà il meglio. Com'era Lazzaro adesso? Alleluia. Era senza legami. Le cose che ti dà Dio sono le meraviglie del Signore, ti dà cose nuove, tutto nuovo fece per questa casa.
Maria si consacrò. Fratelli, dice proprio qua, dopo 6 giorni dalla morte e dalla risurrezione di Lazzaro, invitando Gesù per una cena e diede Maria una libra di olio profumato che unse i piedi di Gesù, come a dirmi: consacro, ti dono a te tutta la vita, Signore. Ma lì migliorò, li trasformò, li migliorò, li trasformò, li cambiò, li consacrò. I giudei credettero in lui, svergognarono quelli che dicevano: vedi, non lo poteva salvare. Quelli che mormorano, quanti dicono: il tuo Gesù non ti salva, quanti dicono: il tuo Gesù non ti poteva impedire quello, il tuo Gesù. E poi, quando vedono la tua prosperità, il progetto di Dio, furono svergognati che Lazzaro ritornò in vita. Furono svergognati, alleluia. Togli la pietra, Lazzaro vieni fuori, alleluia. Togli la pietra, alleluia. Credi a ciò che Gesù ti dice. Statene tranquillo, che conosce il futuro totalmente e conosce ogni cosa. Alleluia. Dio può fare ogni cosa. E stasera vuole fare in te, ti vuole innanzitutto che tu accetti la sua chiamata e che tu accetti il suo piano meraviglioso per te, che se non lo stai seguendo, sorella, segui, fratello, segui il piano di Dio, segui le meraviglie di Dio, segui, ritorna a seguire, ritorna allo zero, non sei più portata per questo mondo, non devi più seguire questo mondo, non devi più andare dietro a questo mondo, tu devi seguire Gesù, devi seguire le meraviglie di Gesù, la chiamata. Il maestro è qui e ti chiama. Gloria a Dio. Il maestro è qui e ti chiama. Arrenditi stasera. Arrenditi a Dio. Segui, non ti staccare da Dio. Non ti lasciare distrarre dai problemi, dalle difficoltà. Che Dio fa un piano meraviglioso. Per recuperarti ha fatto un piano meraviglioso. Per chiamarci a sé. Tutti noi avevamo delle cose negative. Per cui abbiamo sentito la voce del buon pastore: pecora mia, figlio mio, figlia mia, sono io che ti sto chiamando, vieni a me, fidati di me. Si alzò Maria